L'acquisizione che noi abbiamo fatto non ha nessuna intenzione di modificare questa visione, ma piuttosto di valorizzare i due marchi in modo separato. Continuerete solo a localizzare con Genos o anche a produrre qualcosa? Prima di rispondermi, perché un grande tema di cui si discute spesso anche nel mondo degli autori, DG, DG, eccetera, è proprio la possibilità di aumentare la capacità produttiva delle aziende italiane di titoli originali italiani da poi esportare all'estero, che voi lavorate tantissimo sulle edizioni e fate tantissime produzioni internazionali. Sul fronte però dei cinghialoni non è che ci sia tutta questa produzione italiana, insomma, sono No. pochi titoli all'anno. Ma allora, sicuramente questa unione ci dà la possibilità a noi in Dv Giochi di lavorare molto sui giochi originali. Quindi noi seguiremo costantemente la creazione di giochi nuovi da esportare appunto anche all'estero, oltre che nel mercato italiano. Genos si occuperà principalmente delle localizzazioni di giochi. La nostra indole è proprio quella da studio Esatto. editoriale. Dopodiché, per riuscire a mantenere un'offerta sufficientemente ampia del catalogo, abbiamo fatto anche tante, tante localizzazioni. Però adesso potremo di nuovo concentrarci sulla parte studio. Infatti. Chiaro, Perché poi è quella. no? Dopo non so se con cioè, adesso sono tutte cose in divenire, ovviamente. Con l'entrata di Genos, magari inizieremo probabilmente a progettare anche giochi più da giocatori, da hardcore gamer. Però, ripeto, sono tutte cose che andranno viste poi con la maturazione del rapporto tra le Chiaro. due aziende. Secondo voi come si concilieranno in un unico catalogo il vostro target molto basso, molto accessibile, molto pocket friendly dai 10-15 euro con gli 80 euro di uno site o di titoli di questo calibro? Guarda, io proprio oggi stavo facendo una riflessione sul termine posizionamento. Posizionamento nel marketing, no? È l'idea che ha il tuo cliente, del tuo brand. Cioè, quando tu pensi al marchio di Dv Giochi, a cosa pensi? Pensi a non giocatori o giocatori light o famiglie, cioè, quando pensi al marchio Genos, a cosa pensi? Pensi a gamer, pensi ai giochi della Stonemaier, che ne so, a site, a titoli di questo genere. È difficile modificare questa visione dei marchi. L'acquisizione che noi abbiamo fatto non ha nessuna intenzione di modificare questa visione, ma piuttosto di valorizzare i due marchi in modo separato. Cioè, Genos Games resterà e sarà un marchio per giocatori. Dv Giochi resterà e sarà un marchio per giocatori occasionali, casual gamer. Almeno di base questa è l'idea che abbiamo nella testa. Poi ecco, in base a come si evolveranno le cose, anche alle nostre capacità di gestire questo doppio brand, vedremo come si evolverà la situazione.